naturalmente parliamo di cucina tipica piemontese, con quali caratteristiche e quali piatti? Allora, sono tutti piatti che riguardano la cucina, come diceva lei, piemontese, quindi dagli antipasti, come può essere la nostra carne cruda, il nostro vitello tonnato, per poi arrivare a dei piatti caldi in base alla stagionalità delle verdure, come in questo periodo un flan di cardi con la fonduta o con la bagna cauda. Le paste sono sempre fatte da noi e sono i famosi agnolottini del Plin e i tagliarin fatti in casa, e come secondo piatto con le carni, vari stracotti di manzo al barbiere, il fritto misto, il bollito, ecco, quello che riprende questi piatti qua. Parliamo anche di vini, il Monferrato è una terra molto ricca di etichette importanti. Direi di sì, che oltre al fatto delle verdure, delle carni e tutto, siamo fortunati anche dal punto di vista del vino. Qui è zona di Barbera d'Assi, quindi un gran bel prodotto che in questi ultimi anni si è veramente fatto spazio. Una volta c'erano altri tipi di vini, il nostro era un po' tenuto da parte e invece adesso viene apprezzata anche la nostra Barbera. Ci sono delle valide cantine, cantine storiche, cantine meno storiche, giovani, però con ragazzi che hanno voglia di fare, di investire sia nel territorio che, e quindi ci stiamo muovendo anche in questa direzione, quella poi del vino. Largo ai giovani, sì. Ma a quelli che ancora non vi conoscono, lei cosa dice? Facciamo uno spot, facciamo un po' di, come dire, di buona pubblicità alle cose buone. Ma secondo me che vale la pena di venire, perché qui si cerca di trattare bene il cliente da quando entra a quando esce, quindi sia con i nostri piatti tipici, con la voglia di conoscere, la conversazione, di mettere le persone a loro agio e comunque di farle mangiare e bere bene. Soprattutto non solo persone di questa zona, ma persone che vengono da fuori, stranieri, che con cui noi lavoriamo molto bene, sono degli ottimi clienti e che di anno in anno tornano portando poi altre persone, e quindi questo per noi è un più a quello che stiamo facendo. Ricordiamo anche i vostri orari, quando siete aperti, quando siete chiusi? Noi siamo chiusi il lunedì sera e il martedì tutto il giorno, e per quanto riguarda le ferie, quasi sempre le ultime due settimane di luglio e i primi 10 giorni di agosto. Anni di vita non sono pochi per un ristorante del pieno centro di Nizza Monferrato. Ecco, qual è l'emozione che volete trasmettere ai vostri clienti con la vostra cucina? Ma la nostra emozione, insomma, è quella sempre di far bene. Abbiamo iniziato questo locale, insomma, abbiamo iniziato con la speranza di far bene, di continuare. Adesso questi 18 anni ci danno abbastanza soddisfazione, vediamo che i clienti tornano. E ci siamo fatti una bella clientela, insomma, non solo di Nizza, anche dei dintorni, eccetera, eccetera. Però anche dall'estero, diciamo che da voi vengono un po' da tutto il mondo. Sì, molti stranieri, soprattutto nel periodo dei tartufi, nel mese di settembre, ottobre, novembre, fino a metà dicembre, insomma, quel periodo lì. E insomma, siamo abbastanza soddisfatti di questo locale, insomma, abbiamo... Insomma, con la famiglia siamo riusciti abbastanza a organizzare, a fare, insomma. Il vostro locale, mi sembra di capire, a conduzione familiare, quindi? Sì, più o meno a conduzione familiare, a parte un paio di persone che non sono, sono più o meno siamo tutti di noi, insomma. Sono io, c'è mio figlio, poi c'è mio fratello anche in cucina che mi aiuta, e appunto c'è Simona che è la ragazza di mio figlio, è un'altra cameriera in sala. Qual è il segreto di un successo che dura da 18 anni, la materia prima, i vostri piatti tipici? Possiamo un po' spiegare a chi non vi conosce? Ma insomma, è sempre di cercare di far bene, di usare appunto i prodotti tipici, i piatti tipici e i prodotti validi, insomma, i prodotti giusti, eccetera, eccetera. Cercare sempre le primizie, insomma, cercare il macellaio giusto, la frutta giusta, le verdure giuste, eccetera, eccetera. Servite qua dagli ortolani che abbiamo qua in zona, che sono degli ortolani validi, soprattutto col cardo e poi tutto il resto, i peperoni, eccetera, eccetera. Insomma.
Quindi grande cucina del territorio, e qui tra l'altro io vedo, anzi mi permetto di aprire questo carrello dei formaggi che è veramente spettacolare. Vogliamo magari spiegarlo un pochettino? Mi metto da questa parte. Sì, abbiamo poi, queste qui sono più o meno le arrobiole di Roccaverano, che è di capra, poi c'è la mista, queste sono di capra, poi c'è la mista mucca e capra, e poi abbiamo il Castelmagno, poi abbiamo, beh, questo è il classico grano, questo è un testum ubriaco, che sarebbe un formaggio di mucca stagionato nelle vinacce di Barolo. E poi abbiamo, beh, il classico gorgonzola, fontina, eccetera. Questa qui è una pagliarina, diciamo pagliarina della paglia, una tometa, tipico tutto qua delle langhe. E c'è un profumino veramente invitante. Un gorgonzola leggero, diciamo. Ecco, spostiamoci nell'altro carrello, che questo è molto interessante. Qui abbiamo i classici affettati, che sono dei salumifici qui di Nizza. Questo abbiamo un lardo magro, e questo è il nostro famoso peperone, un peperone al forno che facciamo cuocere noi, è ripieno di tonno, e poi viene condito con un po' di sale, olio e un pochissimo aceto, un po' di prezzemolo. Il Piemonte è molto famoso per gli antipasti, naturalmente. Sì, antipasti ne facciamo parecchi, abbiamo carne cruda, vitello tonnato, poi questo peperone qui, e poi con i caldi andiamo dietro le stagioni, per esempio adesso abbiamo il flan di cardio con la fonduta, abbiamo il tortino di polenta, fondute e funghi, abbiamo la bagna calda, eccetera. E nel periodo estivo facciamo magari un flan più leggero con una salsa di pomodoro e basilico, che la fonduta in estate non va bene. E così via, insomma, si va sempre dietro, magari il cotechino con la fonduta, eccetera, eccetera. Si va un po' dietro le stagioni, un po' dietro, insomma, il periodo che siamo, via. Grande cucina stagionale, e eventualmente adesso andiamo anche in cucina.